Ciao lettori di multiplayer.it, io sono Gabriella. Lo so, non è assolutamente un periodo facile, ma forza e coraggio, perché abbiamo un'ottima scusa per restare a casa a recuperare film, serie TV e anche tanti videogiochi, sia per quanto riguarda titoli nuovi, ma anche per i titoli vecchi. Magari finalmente abbiamo il tempo per recuperare quel cult o per rigiocare il nostro gioco preferito. Un esempio? Potrebbe essere The Last of Us. Sì, certo, non è proprio un suggerimento a caso. Diciamo che, facendo un po' di black humor, con il periodo ci sta bene. Inoltre è un buon modo non solo per aspettare il seguito dell'iconico titolo di Naughty Dog, ma anche per ingannare l'attesa per la da poco annunciata serie TV di HBO. Ebbene sì, alla fine The Last of Us diventerà proprio una serie TV. Certo, adesso parliamoci chiaro, non che un titolo come The Last of Us necessitava di una serie TV o di una trasposizione cinematografica, ma considerando la struttura del gioco, se proprio dobbiamo scegliere, sicuramente il format della serie TV è quello più indicato per The Last of Us. Se c'è un aspetto sul quale possiamo stare sereni per quanto riguarda questo titolo è sicuramente la sua produzione, infatti ad aver messo le mani in pasta è proprio HBO. Parliamo di un enorme gigante quando si tratta di serie TV e qualità, pensate solo alle più recenti Watchmen, Euphoria, Chernobyl o anche The Outsider. E parlando proprio di Chernobyl, ad occuparsi del progetto è il suo creatore e scrittore, Craig Mazin. Da solo? Certo che no! Infatti ad affiancarlo ci sarà proprio Neil Druckmann, autore e creative director dello stesso The Last of Us, nonché vicepresidente proprio di Naughty Dog. La serie sarà una coproduzione fra Sony Pictures Television e PlayStation Production, al suo debutto nel mondo degli show televisivi. Nel team ci sarà anche Evan Wells, il presidente di Naughty Dog. Come ben sappiamo, il videogioco aveva fatto il suo ingresso nel 2013, segnando una vera e propria rivoluzione all'interno dell'industria videoludica. Possiamo infatti parlare di un prima e di un dopo The Last of Us. Il gioco è ambientato in un mondo post-apocalittico per un'infezione a causa di un fungo parassita, che ha trasformato la maggior parte degli esseri umani in creature mutanti e mostruose, decimando la popolazione mondiale. La storia segue le vicende di Joel, un padre che ancora non ha superato il lutto della figlia, e della teenager Ellie, che a quanto pare potrebbe essere la risoluzione a questo virus. Ancora non si hanno precisi dettagli per quanto riguarda l'arco di sviluppo narrativo della serie TV, ma a quanto pare la serie dovrebbe seguire fedelmente gli eventi di The Last of Us e addirittura andare a coprire anche quelli del secondo capitolo, che verrà rilasciato, almeno si spera, il prossimo 29 maggio. Per quanto riguarda il cast, invece, ancora molto presto per avere delle vere e proprie certezze o addirittura dei nomi. Possiamo però fare un po' di fantacasting. Infatti, chi ci vedreste voi bene nei ruoli di Joel ed Ellie? Personalmente io vi direi per Joel un Carl Urban, che abbiamo imparato ad amare nella serie TV di Amazon Prime Video The Boys, e per quanto riguarda invece il ruolo di Ellie, la giovanissima nonché bravissima e super talentuosa Sophia Lillis, ovvero la Beverly di It. Ultimo recentissimo aggiornamento che non può che farci piacere è quello del coinvolgimento del compositore Gustavo Santaolalla, che aveva già collaborato per la magnifica colonna sonora del gioco. Bene, cosa ne pensate di questa nuova trasposizione? Siete fiduciosi oppure sfiduciati? Aspettavate una trasposizione di Last of Us e cosa avreste preferito? Film o serie TV? Come sempre fatecelo sapere nei commenti. Io sono Gabriella e ancora una volta vi ringrazio per essere stati con me. Noi ci vediamo con un prossimo video e mi raccomando, restate a casa. Ciao! E Gustavo Santaolalla? Santaolalla? Aie, aie.
Ultimo recentissimo aggiornamento è il coinvolgimento del famosissimo compositore Ayei Ebrazov. Ignorante nel senso che ignora che quello è un biglietto singolo. Allora lei è un imbecille nel senso che imbelle. Allora, per favore, facciamo